Ciao a tutti, oggi prepareremo la ciambella vaniglia e cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono farina, zucchero, burro, uova, latte intero, vanillina, lievito per dolci, cacao amaro, sale e gocce di cioccolato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farfalla, lo zucchero e le uova. Mescoliamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 5 minuti, 37 gradi, velocità 3,5. Rimuoviamo la farfalla. Aggiungiamo 60 g di latte, il burro, la farina. Il lievito per dolci, pizzico di sale e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per un minuto a velocità 5. A questo punto trasferiamo metà del composto in una ciotola. A questo punto riposizioniamo il boccale, aggiungiamo il resto del latte, il cacao amaro, una parte delle gocce di cioccolata che divideremo tra il composto che c'è nel boccale e quello che abbiamo trasferito nella ciotola. Ora chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 30 secondi antiorario, velocità 5. Nel frattempo aggiungiamo le gocce di cioccolato. Il composto al cioccolato è pronto. Adesso andremo a posizionarlo in uno stampaciambella del diametro di 24 centimetri che abbiamo precedentemente imburrato, alternando un cucchiaio del composto al cioccolato o un cucchiaio del composto bianco. Adesso inforniamo a forno preriscaldato statico a 160 gradi per 30-35 minuti circa, facendo la prova con lo spiedino per verificare la cottura. La torta è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Ciambella, vaniglia e cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta.